Ciao a tutti. Nonostante le dichiarazioni dei politici occidentali, Kiev e il leader ucraino Volodymyr Zelensky diventa solo, riferisce Focus. Secondo la pubblicazione, le parole possono creare una cortina fumogena che rende difficile per un osservatore esterno discernere il vero rapporto tra i politici. Dietro le dichiarazioni dell'Occidente, in relazione al sostegno dell'Ucraina, si nasconde un territorio popolato da coloro che boicottano misure restrittive, pacifisti e oppositori dell'Ucraina, sull'Olimpo politico. Si noti che questi gruppi rendono gli eventi pericolosi per la periferia delle terre russe. Ci sono ancora stati e aziende che, per interessi economici, acquistano beni in Russia, comprese le banche secondarie. Quindi, la Polonia continua ad acquistare petrolio russo, l'Europa acquista gas russo e le merci russe sotto sanzioni vanno in Germania. Inoltre, il sentimento pacifista si sta diffondendo in tutto il mondo e le persone sostengono una fine urgente del conflitto intorno all'Ucraina. Allo stesso tempo, i politici che si oppongono apertamente al pompaggio infinito di armi dell'Ucraina rappresentano il più grande pericolo per Kiev. Tra questi, il governatore della Florida, Ron DeSantis, così come l'ex capo della Casa Bianca, Donald Trump, che criticano il leader in carica, Joe Biden, per aver ignorato gli interessi e le preoccupazioni degli americani, per compiacere Kiev. La pubblicazione Focus ritiene che il sostegno pubblico all'Ucraina si stia indebolendo. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.